Sesta puntata di In and Out, il tuo Grest in onda, inizia la nostra seconda settimana di programmazione, di viaggio all'interno degli oratori, dei Grest delle nostre parrocchie. Siamo arrivati in una frazione di Mira, in provincia, in diocesi di Venezia, Marano Veneziano. E siamo tornati allora a Marano Veneziano, ci siamo stati già nell'edizione dello scorso anno per Extra Time, quest'anno In and Out, Don Lucio. Esatto, dentro e fuori. Una grande occasione quest'anno, dentro e fuori, per incontrare tanta gente, tanti personaggi che abitualmente non abbiamo l'occasione di incontrare. E il viaggio, la nostra avventura. La nostra avventura di fatti si sta svolgendo fuori dall'Italia. India e dintorni, in modo particolare India. Ecco, questo viaggio ci porta ad incontrare diverse persone, diverse culture, lingua, che non è anche gran tanto una novità, e quindi anche la rappresentazione teatrale proprio ci mette in evidenza tutte queste situazioni che provocano grandi e grandi disagi. Ma non solo in situazioni così estreme di viaggi all'esterno, sono disagi che possono nascere che anche qui nella nostra vita quotidiana. Pensiamo solo alla presenza, ne abbiamo visti anche qui, di ragazzi di origine straniera, quindi è un modo anche questo di concretizzare l'incontro con l'altro, col diverso. Esatto, sì, quelle poche persone che quotidianamente abbiamo l'occasione di incontrare, perché ormai, sì, lo straniero, mettiamolo sempre fra parentesi, non per classificarlo così, ma ormai ce l'abbiamo in casa. C'è a scuola, c'è nel mondo del lavoro, e difatti anche noi qui nel nostro Grest abbiamo l'occasione di averne 4-5 tra l'altro, appunto, ma ormai sono qui insediati a Marano, vivono qui, lavorano, e quindi anche questo diventa motivo di integrazione. Cosa vuol dire un Grest per una parrocchia come Marano? È una grande occasione. Una grande occasione, dire con grande occasione vuol dire tutto, perché il Grest ti permette di fare tante cose, soprattutto anche il periodo che si svolge il Grest permette, la fantasia si sfoga, e veramente in tutti i sensi, in tutti i modi. Permette di far lavorare i ragazzi in tantissimi modi che durante l'anno non hai proprio l'occasione, dovuto ovviamente dai vari impegni scolastici e sportivi, eccetera, quindi già ben predefiniti, mentre appunto qui la fantasia trova veramente sfogo. Un momento importante è l'inizio di questo Grest, abbiamo visto più di qualche minuto dedicato alla preghiera, alla riflessione. È un po' anche l'andamento di tutto il Grest, ormai da sempre, anche perché ormai il Grest ha un suo schema. C'è sì il momento del gioco, il momento del laboratorio, del lavoro, lo stare insieme, ma c'è anche il momento di preghiera, perché per noi appunto comunque anche il Grest è attraverso il gioco e i laboratori, cioè si lancia sempre un messaggio, si lancia il messaggio di Gesù, il nostro grande amico, e comunque all'inizio c'è proprio il momento dedicato alla preghiera. Pace, 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 ed eccoci allora ai laboratori, siamo con Marina, una delle responsabili dell'organizzazione di questo Grest, tre gruppi che hanno un nome, un motto e lavorano. Certo, sono tre gruppi, abbiamo il gruppo 1, partiamo, che è il Kerala Team, dove hanno fatto il loro motto, che è: se nel mondo vuoi viaggiare, ad aprire il tuo cuore devi imparare. Poi abbiamo il secondo gruppo, che ha un nome un po' particolare, ma si ispira al testo e al motivo del nostro Grest, all'obiettivo, che è il viaggio dei signori Donussi, e nel viaggio c'è un cammello. Quindi, siccome il cammello è importante, il secondo gruppo si chiama il Cammello qua Pansa. C'è dietro un piccolo aneddoto, perché chi ha costruito praticamente il cammello della sceneggiatura che poi vedrete è un po' voluminoso, quindi ecco perché il cammello qua Pansa. Anche loro hanno il loro slogan, e il cammello qua Pansa: se non ti sa come fare il cammello qua Pansa, ti verrà ad aiutare.
Poi abbiamo l'ultimo gruppo, che è il gruppo Gli Amici di Omar e Gertrude. Loro invece si considerano gli amici di tutti, gli amici del mondo, e ogni gruppo ha il proprio laboratorio, ogni gruppo è una squadra che è anche un po' in competizione, ma molto amichevolmente anche con i giochi a squadre. Ogni gruppo sta facendo il laboratorio di quest'oggi, che è partito ieri, che è il piatto ricordo. E noi allora adesso andiamo a vedere all'interno. Entriamo nel primo laboratorio, la prima stanza, che era la team, un piccolo campionario del lavoro in corso oggi. Siamo con Antonella, un lavoro che è già iniziato, che prosegue, però inserito all'interno della storia, di questo viaggio, no? Sì, allora oggi i bambini stanno riproducendo un piatto, l'hanno decorato, era un piatto dorato, però loro l'hanno decorato con i colori a loro scelta, che sarà un piatto che la famiglia Donussi si porterà alla fine del loro viaggio, che è stato un viaggio molto molto faticoso e un po' problematico, e se lo porteranno a casa come souvenir. Adesso ci sono Matteo, la Beatrice, stanno ritagliando dei personaggi della storia, mentre la Sara sta ancora decorando il piatto, facendo dei disegni. Lei prima ha voluto disegnarlo con la matita, perché ha detto che vuole essere sicura di quello che fa, per poi dipingerlo. Ecco, poi verranno applicate delle conchiglie e delle altre decorazioni che abbiamo qua di fianco in un altro tavolo. Secondo laboratorio, quello che abbiamo scoperto chiamarsi El Cameo Coa Panza, anche qui ragazzi al lavoro sui piatti decorativi, piatti ricordo di questo viaggio, ma c'è un altro aspetto di questo Grest Amarano Veneziano. Beatrice, che è una delle animatrici, la si distingue dalla maglietta diversa, dalla maglietta blu, ci spiega che cos'è il diario di bordo. Il diario è una cosa dove i ragazzi, quando vengono qua, spiegano come è stata per loro la giornata. Perché ogni volta che si va alla Fontaine ci sono delle scenette che gli animatori più grandi fanno. E dopo, quando i ragazzi vengono qui, scrivono su dei fogli che gli diamo noi cosa gli è apparso, anche sui balli, sulla preghiera che si fa. E dopo i più piccoli invece, però, viene dato un disegno da colorare. E così, quando alla fine del Grest abbiamo finito col diario, dopo i ragazzi vedono tutto il cammino che hanno fatto, conoscendo la famiglia che Donussi che hanno trovato. Gli amici di Omar e Gertrude, terzo laboratorio. Omar sappiamo chi è nella storia, è il mago, ma Gertrude chi è? Ce lo spiega Francesca. Allora, la Gertrude è la bambolina che perde sempre Miriam, la bambina della famiglia Donussi. Quindi questo regalino che fanno questi bambini è dedicato a questa bambolina che va sempre smarrita, però sempre ritrovata. Con questo è tutto dal Grest di Marano Veneziano. Torniamo domani con In and Out, il tuo Grest in onda, sempre su Blu Radio Veneto e su Telechiara, e naturalmente anche sul nostro canale YouTube. Domani ci trasferiamo alla grande festa d'estate della diocesi di Treviso, tutti i Grest riuniti nel parco della Villa De Reali ad Osson di Casier. Non mancate!